Ed eccoci tornati con l'equipaggio 4, siamo nella seconda mancia, abbiamo il centro Sport Aventura 3. Come stanno scendendo? Beh, la prima mancia è servita a questi equipaggi per capire tante cose, quindi in questa seconda mi aspetto molti meno errori. Sì, sicuramente il fatto di aver fatto già un passaggio aiuta, perché si conosce il fiume, si conosce dove si può sbagliare e si può rimediare eventuali altri errori. Ecco che però ogni discesa però è una discesa a sé, perché ovviamente non è sempre ovvio aver passato indenni un passaggio e poi rifarlo la volta seguente. E vediamo però appunto che già guardando i primi equipaggi hanno acquisito una maggior familiarità, quindi sui tratti diciamo più pericolosi. Per perdere tempo sono un pochino più fluidi, questo sicuramente aiuta. Appunto, a maggior ragione qui prevale chi tecnicamente ha le doti e le qualità da poter emergere, e naturalmente loro due, questi due equipaggi avranno lasciato il vuoto dietro. Abbiamo visto immagini via Visio Rafting, intanto vediamo l'equipaggio numero 12, quindi il centro Sport Aventura 4. Come sono andati i tuoi due equipaggi, quindi i vecchietti, come li hai chiamati tu? I vecchietti sono andati bene, non ho qui la classifica in questo momento, però mi sembra che specialmente la prima manche sono stati a livello top. Dei primi, sei soddisfatto? No? Molto soddisfatto. Queste sono anche le tue guide. le mie guide, difatti non mi hanno smentito, no, sono molto contento. Anche sono contento che non sia successo niente di sgradevole, diciamo così, che tutto si svolge regolare, non ci sono intoppi di nessun genere. È venuto anche il temporalino a rinfrescare un po' la cosa, e va bene anche quello. Speriamo che non si rompa la macchinetta, ma davanti così. Beh, questo è il quinto anno che organizzi i campionati italiani qui. Hai visto una crescita tecnica da parte degli equipaggi che vengono o in generale?